Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Consulti in descrizione al sito www.rinascere.net, trovi vari percorsi di miglioramento a grado per voi, scegli quello che fa per te. Come reagire quando una ragazza ti dice la classica frase "Ho bisogno dei miei tempi per lasciarmi andare"? Questa frase è una frase jolly che le ragazze si giocano per cercare di non farti correre e la possono utilizzare in qualsiasi momento nel quale tu stai per fare il salto di livello, quindi poco prima di magari abbracciarla, baciarla, andarci a letto, farci una relazione, una famiglia, eccetera. Nei momenti nei quali vai a fare un salto, quindi vai a chiedere un impegno maggiore, la ragazza, se non coinvolta abbastanza, ti bloccherà e ti dirà: devo pensarci, non sono ancora pronta, ho bisogno dei miei tempi. Bisogno dei miei tempi è un prendere tempo. Lei giustamente ti sta facendo capire: mi serve più tempo per capire se questa scelta è quella corretta per me. Che tradotto significa? Voglio capire se sei la persona che fa per me. Quindi, questo cosa significa? Che tu non le hai dato abbastanza tempo per farle vedere che sei la persona che lei ha scelto o la persona che rispecchia la sua scelta corretta. Questo perché? Perché non ti sei posto con lei nel migliore dei modi, probabilmente. Perché lei non ti ha ancora scoperto, non ha ancora decodificato il tuo comportamento, che è un bene in un certo senso all'inizio, quando appunto sei attorniato da quest'aura di mistero, ma poi quando è il momento di prendere decisioni serie, non è più tanto un bene, perché lei, quando non riesce a comprenderti o a capirti, non prosegue nella conoscenza, perché vuole appunto una certezza, vuole sapere se può fidarsi di te per lasciarsi andare, per aprirsi, eccetera. Ha bisogno dei suoi tempi. E parliamoci chiaro, questo non significa che lei deve pensare con se stessa ed è un problema che riguarda lei, è un problema che riguarda te, perché una ragazza che ti dice devo aspettare i miei tempi o queste cose qua è un non mi fido ancora, aspetto di vedere come ti comporti e poi nel caso vado avanti, perché lei sa benissimo quello che cerca, quello che vuole, non deve mettersi a posto con la coscienza o pensare se tu fai il caso suo, non deve pensare un qualche cosa che è immutabile. Sta ancora valutando, quindi quando ti dice una cosa del genere non significa no, significa aspetta, non è ancora il momento. Probabilmente hai corso troppo, probabilmente non hai fatto vedere abbastanza, probabilmente non si fida di te. In questi casi la cosa peggiore che puoi fare è insistere, perché più una si sentirà oppressa, più si bloccherà, si chiuderà a riccio. Altra cosa da non fare è quella di cercare di convincerla trattandola con i guanti, perché rischieresti di farti presagire come una persona debole, una che comunque vuole andare a quel punto. No, prenditi un leggero distacco, fai comunque vedere la ragazza di che pasta sei fatto, scopri qualche lato in più del tuo io, falle vedere che si può fidare di te, dimenticati di questa cosa, magari, non so, si parla di andare a letto, lei magari non se lo sente perché è una ragazza particolarmente timida, che ha avuto poche esperienze, benissimo. Tu non devi farle passare il messaggio che la vuoi solo portare a letto, altrimenti lei non ci sarà mai, perché si sentirà aggredita. Tu fai vedere che la cosa non ti disturba, continua a frequentarla perché ti piace come ragazza, ti piace conoscere, eccetera, e ti assicuro che si aprirà lei prima o poi, perché anche le ragazze più timide, quelle che richiedono più tempo, comunque hanno una parte di sessualità che deve esprimersi e pian pianino il desiderio arriverà anche da parte sua. Sarà lei magari in quel momento a chiederti di esplicare quella faccenda quando tu magari te ne sei dimenticato, cosa che non succederà perché i ragazzi di questa cosa non se la dimenticano, però se hai pazienza ti assicuro che sarà lei a proportelo. Questo è quanto, io ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento creato per voi, scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.